voglio chiedere una cosa, Gabriele. Quanto la tragedia greca ci può aiutare? È la stessa cosa, perché quello che ci tramanda la tragedia, cioè i testi classici antichi, è il nucleo pesante. Sapete che dal V secolo a.C. noi copie autografe di Sofocle, di Eschilo e di Euripide non ne abbiamo. Tutto quello che noi studiamo fa riferimento a scritture del VII-VIII secolo dopo Cristo, cioè quindi 1300 anni dopo. Cos'è successo in quei 1300 anni? Boh, io mi immagino che Edipo, senza saperlo, sposa la madre, va a letto con la madre. Allora mi immagino l'amanuense che a Monte Cassino sta copiando, che arriva questo e dice: questo si sposa con la madre, chiama il priore, no? Che dice: qua c'è un devo scrivere come questa cosa qua. Il priore gli dice: ma taglia, no? Infatti, la maledizione di Edipo di dove nasce? Perché tutti dicono: ah, c'è la maledizione, no? E la maledizione di Edipo nasce dal fatto che Laio, il padre di Edipo, prima di sposare Giocasta ovviamente, si innamora di un ragazzo, Crisippo. E siccome questo qua è il più bello, che tutti si innamorano di Crisippo, anche Apollo si innamora di Crisippo. Insomma, non è che tu puoi innamorarti dello stesso di cui sei innamorato Apollo, perché Apollo è cattivissimo. E quindi lo maledice. Non c'erano De Filippi allora. Come? Non c'era De Filippi allora sulla competizione. Però la competizione era il nemico. Cioè, sapete che i greci non credevano agli dèi. Gli dèi vivevano insieme quotidianamente. E quindi erano il pericolo, non soltanto, no? Anche la virtù, ma il pericolo. Cioè, quindi, attenzione, perché se diventi competitivo con chi non puoi essere competitivo, va a finire male. E infatti va a finire male. Quindi pensa, Crisippo è la prima tragedia della trilogia che contiene Sette Tebe. Ma non ce l'abbiamo. Quando è che si è persa? Cioè, come, chi è che ha deciso no, questa qua meglio di no? Beh, Il nome della rosa racconta come il libro sull'ironia di Aristotele viene cancellato perché dice no, questo non si può. E quindi chissà quanto, no? Perché? Perché poi era una morale completamente diversa. Cioè, questi qua vivevano tutti maschi, nei conventi, isolati, eccetera, gli vai a dire questa roba qui diventava, uscivano di testa rispetto alla libertà che c'era, pansessuale che avevano gli altri, cioè, cacchio. Però da una parte diciamo, oh peccato, abbiamo perso tutto questo. Sì, vabbè, però quello che ci è arrivato è proprio il nucleo pesante, cioè proprio il distillato. E quindi quando Antigone dice, ma io non sono qui per l'odio, sono qui per l'amore, cioè è proprio quello che rimane, proprio l'ultima cosa che arriva. Il conflitto tra Antigone e Creonte è proprio che questa qui ha il coraggio di fare una scelta d'amore. Sì, ha il coraggio, certo, di opporsi a Creonte sulla base dell'amore. Ed è una donna. Che Sofocle fosse un grandissimo, cioè nessuno lo discute, anche però che ha avuto nel corso dei millenni degli editor, ragazzi, che gli hanno fatto un trattamento di grande favore. E quindi i classici da questo punto di vista sono fantastici, sono estremamente sintetici, cioè succede questo, e dal punto di vista dell'educazione sentimentale, beh, tu hai da Medea, tutte Elena, cioè voglio dire, tutti i personaggi hanno uno spessore, hanno una forza che ci dà indicazioni. E invece adesso è tutto esposto. Sì, perché? Sì. Perché è divertimento, perché è intrattenimento, perché è spettacolo. Però anche la tragedia è spettacolo. Certo che siamo in un mondo molto diverso dal punto di vista della circolazione. Certo. Accadeva però una cosa fondamentale nella tragedia, che la tragedia era spettacolo, era scuola, perché Eschilo ti propone il conflitto. Che, allora, Prometeo è
legato alla catena e rimprovera a Zeus di essere un arrogante che non tiene conto degli amici, che non capisce chi sono i suoi amici, eccetera. E quello che ti fa vedere Eschilo è che mentre Prometeo accusa Zeus di questo, lui fa la stessa cosa. Quindi la tragedia ti propone sempre la questione, è, cioè la regola, quello che accade, è l'eccezione. La stessa cosa vale per Antigone, no? Cioè Antigone, è certo che bisogna rispettare le regole. Con questo, con i ragazzi, facciamo una cosa bellissima nelle scuole, che facciamo prima il dialogo tra Polinice ed Eteocle mediato da Giocasta. E poi chiediamo, allora, Polinice, erano d'accordo che governavano un anno a testa, adesso Polinice arriva e dice, tocca a me, dopo che ha governato un anno Eteocle, e Eteocle gli dice, no, tu te ne sei andato, non ti lascio il potere. L'altro ovviamente si incazza con una belva e fa un esercito, muove guerra contro la sua stessa città. Questa è la madre Giocasta, tenta la mediazione, ma fa un errore fondamentale perché si comporta da maschio, cioè convoca i figli maschi a fare un confronto dialettico, cioè si fida del confronto dialettico, pensa che attraverso il confronto dialettico si risolverà il problema. Euripide ci insegna che, ragazzi, da una parte il confronto dialettico è fondamentale, non si può farne a meno, ma dall'altra va sempre a finire male, perché genera conflitto. Quindi ti fa vedere una cosa, quando facciamo queste prove aperte con i ragazzi, allora gli facciamo vedere queste scene e si dice chi ha ragione e votano. Come in Grecia, assemblea. Prima c'è la discussione, poi dopo si vota. Polinice ha sempre maggioranza assoluta, ci sono due o tre e gli altri 80 che stanno con Polinice. Perché? Perché si devono rispettare le regole, c'è una regola, c'è un accordo, e Teocle non vuole rispettare l'accordo, ha torto, ha ragione Polinice. E poi facciamo il dialogo tra Cleonte e Antigone. E si fa la votazione e tutti votano per Antigone. E a questo punto il Gabriele, solitamente, che conduce il dibattito, dice: scusate, ma prima eravate con Polinice perché chiedeva di rispettare le regole. Adesso siete con Antigone che trasgredisce le regole. Dovreste essere con Creonte se state regali. Se no dovreste essere con Eteocle se siete con... lì allora confusione. Fuori tutto. Ma le leggi. Non so, ma perché ci sono leggi che non sono giuste? Bene, chi decide che non sono giuste? Cioè, parlano di politica, capito? Cioè, perché comunque c'è questo coinvolgimento, cioè, tu stai dentro alla faccenda, no? E lo usi. Questo è poi il senso, anche la funzione del teatro, no? Se non c'è questo, è lo spettacolo. E di nuovo vieni, ti omologhi, per quanto fai dei begli spettacoli, fai di nuovo intrattenimento. Stai dentro alla logica dell'intrattenimento. Però la società greca, dai secoli che tu hai citato, era una società patriarcale. Anche lì le eroine muoiono. Antigone muore, certo. O comunque viene. Cavolo. Non fa una. C'è di nuovo un tema femminile. Il femminile, certo. È destinato a morire. Ma come mai? Allora, cioè, questo è il punto. Mia figlia ha un blog in cui mette in discussione. A partire da Sofocle, la mascolinità tossica e la cultura dello stupro dentro a Shakespeare, per cui lei dice la bisbetica domata, per esempio, è ingiustificabile, anzi, visto che poi le parole che scrive e quello che dice Shakespeare sono belle, è ancora più pericoloso. Però per contro poi Shakespeare c'è Giulietta, per esempio, che cavolo, Giulietta lei conduce il gioco, muore anche Romeo, lì muoiono tutti i giovani, lì è un'altra questione, è il conflitto tra generazioni, quello che ci sta raccontando, essendo uno straordinario analista, psicanalista, cioè,
è chiaro che il gioco lo conduce Giulietta, cioè l'altro, quale luce apre l'ombra da quel balcone, cioè no, è tutto parole, tutto... E Giulietta dice, allora, senti, anche senza non naso, non piede, niente di ciò che forma un corpo, perché gli interessa il corpo. No? Quindi dice, se puoi venire su subito, ma non puoi, ma non si può. È importantissimo questo, perché nella scena al balcone, il balcone serve perché loro due non possono toccarsi, che poi c'è la scena in cui ovviamente è la nota della lusignola. Cioè, perché lui fa questo gioco qua, capisci? Guarda, ci si arriva lì, non qui. Qui no, qui devi parlare, devi... E quando parli, Giulietta, non c'è paragone. Cioè, lo stende proprio... Cioè, devo nascondermi o parlare, no? Dice, e poi lei si rivela. Cioè, lei si rivela, non fa giochi, non fa sotterfugi. Cioè, tu sei tu, anche se non fossi... devo... E l'altro si chiede, devo rispondere o ascoltare ancora? E lo stesso vale anche Desdemona, per esempio. No? Diciamo, io per anni ho insegnato agli allievi della scuola del piccolo che Desdemona non muore perché Otello la odia, ma perché la ama. Mi sono sbagliato per anni. E c'è voluta mia figlia che mi ha detto, scusa un attimo, ma quello è amore? Devo tu cuoque Vacis, certo. Chiaro, perché ci sono questi di destra conservatori che non vogliono sentir parlare di patriarcato, però sono disposti a discutere sul maschilismo, perché il maschilismo è una scelta, cioè io posso non essere maschilista. Ammettere il patriarcato, ammetti che tu non puoi essere che è un sistema nel quale sei un modello, proprio. È un sistema che coinvolge. Chiaro, è questo che certo. Non vogliono ammettere, ma sta nell'ordine delle cose. Il patriarcato non lo scegli. Noi stiamo dentro al patriarcato. Quindi io fino a 4-5 anni fa facevo una lezione in cui dicevo Otello non uccide Desdemona per odio ma per amore. Questo è il cuore della tragedia, perché c'è una contraddizione irrisolvibile. E invece non è vero. E com'è? È che c'è il patriarcato. Iago è una carogna, ma non è responsabile della morte di Desdemona. Perché quell'altro gli è bastato vedere il fazzoletto per non crederle. Non è in crisi, proprio da Madame Bovary, emblematico. Come quest'anno abbiamo fatto un grosso passaggio grazie alla Elena Cecchettin, ed è un passaggio culturale incredibile, perché chiama in causa tutti, cioè chiama in causa anche i maschi che si dichiarano non maschilisti. E questo è esattamente quello che sta capitando, che è successo. Ma non siamo nel patriarcato, siamo nella crisi del patriarcato. È rotto un ordine, quindi c'è un rigurgito violento. C'è una crisi. È una crisi.